8 marzo, giornata delle donne, ma c'è ancora molto da lottare per l'uguaglianza dei diritti, articolo 3 della Costituzione. E soprattutto in tempi di pandemia le donne sul piano sociale, familiare, economico e lavorativo hanno pagato il prezzo più alto. E anche le violenze aumentano nelle mura domestiche, i femminicidi non calano. Quindi è importante mantenere alta l'attenzione, la vigilanza e la lotta, perché senza le donne non c'è coesione sociale, non c'è democrazia.